sarebbero fatto comodo centinaia di migliaia di euro per fare una campagna elettorale come la fanno i Bertolasi, i Martini, le Meloni, i Giaretti. Loro li fanno sui soldi nostri. Il Movimento 5 Stelle non fa quello che conviene, fa quello che è giusto. Perché se dovessimo fare quello che ci conviene, loro stanno in commissione finanze, ma sono di altre circoscrizioni, mica della Toscana. Non verrebbero, sono mesi che Daniele Pesco, Dino Alberti, Alessio Villarosa sputano sangue in giro per l'Italia, tutti fine settimana, dovunque, a parlare con i risparmiatori, a dirgli quello che occorre fare per tutelare il risparmio, per recuperare i denari e per far sì che le banche facciano le banche e non facciano leggi finanziarie. Perché in questo paese lei mi fa il ministro degli esteri. Le lobby del petrolio fanno la politica energetica e le banche fanno le leggi finanziarie. E questo è il dramma. Noi quando andremo al governo ci parleremo con le banche, con l'ENI e con le lobby del petrolio, ma la legge finanziaria fa il governo è legittimamente eletto dal Parlamento della Repubblica. Le banche fanno le banche con noi ed è per quello che ci detestano, perché sono 3 anni che ci devono buttare giù e non ci hanno buttato giù e oggi ancora si parla, però adesso che noi oggi siamo più forti di prima. Perché abbiamo anche degli esempi di persone infangate. E Gian Roberto è stato infangato in questi 3 anni, nessuno ha ricevuto maggiori calunnie di quell'uomo solo perché si è messo di traverso ad un sistema, ha preso spallate di ogni tipo, ma non l'hanno schiodato neanche di un millimetro. E io questo me lo posso dire con cognizione di causa. E stamattina stavo lì nella camera ardente, l'ho visto morto, e l'unica cosa che ho pensato, lui non vorrebbe ipocriti minuti di raccoglimento, non vorrebbe neanche oggi le lacrime oscene di coccodrillo di questi ipocriti che oggi lo descrivono come lo statista quando fino a ieri mi tiravano merda addosso. Vorrebbe soltanto che non ci fermiamo. E ve lo dico pure a voi. Se volete darci una mano, questo è il Movimento 5 Stelle, però non vi stiamo a chiedere il voto. Non ve lo chiederemo mai. Vi stiamo chiedendo una mano perché là dentro c'è bisogno di un popolo intero che alza la testa e che la smette di dire signor sia alle ingiustizie. Qua a Siena, alle ingiustizie, alle porcherie, qualche è che prima ha detto qualcuno che si digeriscono che è vero. In Islanda arrivano delle notizie su un premier coinvolto nelle Panama Papers, il popolo scende in piazza senza bandiera, il premier si dimette in 24 ore. Qua dentro ancora non siamo riusciti a capire, e non lo chiede il popolo del Partito Democratico, quanti soldi il PD ha preso la Pizzi, uno che è in carcere per mafia capitale, che gli ha dato 4 anni, che era il commensale del Presidente del Consiglio Renzi. Io sto dicendo che Buzzi, uno di mafia capitale, era il commensale delle cene di Renzi, e Renzi non mi querela. Quindi è vero, mi querelasse sto cialtrone, mi querelasse che oggi...